La mafia uccide ancora, assassinati a Palermo un giudice e 3 persone. Palermo e le sue istituzioni, lo Stato e le istituzioni dello Stato sono ancora stati una volta colpiti al cuore dalla mafia. Stamattina verso le 8:10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza. Il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici, di 58 anni, 2 militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, di 33 anni, e l'appuntato Edoardo Bartolotta, di 56 anni, oltre al portiere dello stabile dove abitava il dottor Chinnici, Stefano Lisacchi, che si era avvicinato al magistrato per salutarlo come faceva tutte le mattine. La terribile esplosione è avvenuta proprio sotto l'abitazione del dottore Chinnici, dove i criminali avevano imbottito una 126 con almeno 100 kg di tritolo che hanno fatto brillare quando sono comparsi davanti all'ingresso il magistrato, i carabinieri ed il portiere. La poderosa deflagrazione ha provocato una 20ina di feriti e notevoli danni all'edificio e a quelli vicini. Fra i feriti, gli uomini della scorta del magistrato ed occasionali passanti. Rocco Chinnici è il 4º magistrato ad essere ucciso a Palermo nel giro di pochi anni. La serie iniziò con Pietro Scaglione, poi fu la volta di Cesare Ternova, quindi di Gaetano Costa. Tutti magistrati impegnati come Chinnici nella lotta alla mafia. Rocco Chinnici in particolare in questi ultimi tempi stava coordinando le indagini per gli omicidi del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie e dell'agente di scorta. Indagini per le quali per i prossimi giorni erano previsti eclatanti sviluppi. Stava anche affrontando con i suoi collaboratori il grave problema del traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti e proprio qualche giorno fa aveva autorizzato la missione in Thailandia di uno dei suoi più attivi collaboratori, il giudice Falcone, per un approfondimento di indagini sui rifornimenti dall'Asia di eroina agli spacciatori siciliani. Palermo ora è in lutto per questo ennesimo agghiacciante attentato. Le bare con le 3 salme sono state trasportate nella camera ardente allestita al piano terra del Palazzo di Giustizia di Palermo, dove saranno vegliate per tutta la notte. Domani i funerali nella chiesa di San Domenico, ai quali prenderanno parte le massime cariche dello Stato, con il Presidente della Repubblica Pertini, quindi il Presidente del Consiglio Fanfani, il Ministro di Grazia e Giustizia d'Arida e il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, De Carolis e altre autorità regionali e cittadine.